La parola transumanza deriva dal verbo transumare, che significa attraversare, transitare sul suolo. La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che si spostano da pascoli situati in zone collinari o montane nella stagione estiva verso quelli delle pianure nella stagione invernale, percorrendo le vie naturali dei tratturi. Il più antico cammino della transumanza risale alla preistoria, ma fu nel 1500 circa che divenne la principale fonte economica per molte persone. Ed oggi, proprio come tanti secoli fa, il rito si ripete ed è possibile, se si è fortunati, vedere all'opera, meglio al lavoro, pastori e greggi impegnati in questa sorta di trasferimento che coincide con la fine della stagione calda per andare in cerca di zone adatte a passare l'inverno con il bestiame, dove poter trovare dei pascoli in grado di sfamare le greggi. Ma quella che andrà in scena nella splendida cornice della Val Sugana sarà anche una vera e propria festa allargata in occasione dell'arrivo in Tesino delle pecore dopo l'alpeggio estivo tra i ricchi pascoli delle montagne del Lago Rai. Una 2 giorni intensa, sabato 17, domenica 18. Tutto il programma, tra l'altro, si trova sul sito visitvalsugana.it. Le greggi scenderanno in valle per poi spostarsi verso il mare. Il gregge, accompagnato dai pastori, si farà largo tra le vie di Pieve Tesino. Poi spazio alla tosatura delle pecore, ma ci sarà anche una mostra di animali, gli antichi mestieri, tanti prodotti caseari e una rassegna gastronomica fatta di prodotti di produzione locale. I più dinamici potranno dedicarsi invece al trekking del pastore, un'escursione al trodo delle malghe sul Passo Broccon. Alla fine dell'escursione, merenda in una delle malghe del progetto Adotta una mucca.